Anticipazioni il segreto. Don Filiberto terrorizza Alicia. L'ambiguo Don Filiberto, a suon di minacce, terrorizzerà Alicia Urrutia nelle ultime puntate della soap iberica, giunta alla 12ª e ultima stagione. Il sacerdote, dopo essere stato sequestrato dalla setta antirepubblicana degli arcangeli, comincerà ad osservare attentamente i comportamenti dei suoi concittadini. Ed in particolare, della figlia di Jesus, finito in carcere per la morte dell'operaio Antonio Centeno e in attesa di processo. Anticipazioni il segreto. Prossimi episodi. Don Filiberto, sempre più fuori controllo, si schiera contro Alicia Urrutia. La soap Il Segreto è giunta quasi al termine. Mancano poco più di 30 puntate al gran finale, all'episodio conclusivo, ove scopriremo finalmente il segreto de Il Segreto. Ci aspettano momenti intrisi di pathos e suspense, ove morte, dolore, distruzione e speranza terranno i telespettatori letteralmente incollati al piccolo schermo. Già da un po' di tempo, il pubblico della serie spagnola si ritrova alla prese con una pseudo-setta. Gli Arcangeli, nata in difesa degli ideali monarchici. Ebbene, nelle ultimissime battute della serie, gli adepti di tale organizzazione segreta spargeranno terrore per tutta Puente Viejo. Uomini e donne, incappucciati, con indosso una tunica di colore rosso, avranno un unico obiettivo: impedire la nascita della Repubblica in Spagna. Scopriremo che a far parte di essa sono personaggi molti noti, fra cui Isabel, Donna Francisca, Thomas e l'enigmatico, quanto subdolo, Don Filiberto. Partendo da questi presupposti, ecco che si svilupperà una complessa ed articolata storyline che ci terrà, letteralmente, con il fiato sospeso. Leggendo con attenzione le ultime anticipazioni, emerge che il primo personaggio ad avere a che fare con gli arcangeli sarà proprio il bigotto, quanto poco affabile, sacerdote. Don Filiberto, infatti, con lo scorrere delle puntate, inizierà ad assumere un atteggiamento molto conflittuale con il sindaco Mauricio Godoy. Ed il loro rapporto non farà altro che peggiorare. Un giorno, Don Filiberto, andando contro i suoi stessi principi, progetterà addirittura di uccidere l'ex capomastro di Francisca. Delirando, affermerà di voler commettere l'assassinio per salvare i suoi compaesani ed evitare di farli aderire a comportamenti e regole contrari alla morale divina. Filiberto, dunque, proprio mentre starà per pugnalare Mauricio, verrà accerchiato e stordito da un gruppo di uomini incappucciati, che, dopo averlo condotto in un luogo isolato, gli infliggeranno diverse torture psicologiche. Manipolato e plagiato dagli arcangeli, che lo terrorizzeranno con lo stesso pugnale usato dal prete per tentare di eliminare il Godoy, il sacerdote accetterà che, una volta uscito, non farà più del male né a Mauricio né a chiunque altro di sua iniziativa. Successivamente, verrà costretto ad unirsi alla setta nata per preservare il regime spagnolo vigente. Comunque sia, Filiberto, una volta tornato in libertà, comincerà ad osservare con attenzione i movimenti di ogni suo fedele. Ed avrà un atteggiamento molto ostile, soprattutto con Alicia Urrutia, fautrice dei valori repubblicani fondati sull'uguaglianza tra i ceti sociali. E quando la ragazza si candiderà a sindaco e vincerà le elezioni, la situazione peggiorerà di colpo. La figlia di Jesus, inoltre, un giorno, riceverà la visita di Matthias, il quale la pregherà di prestare molta attenzione in quanto gli arcangeli potrebbero scagliarsi contro di lei ed addirittura ucciderla. Filiberto, intanto, non smetterà di spiare i movimenti della ragazza. E, durante un teso, faccia a faccia con lei, non esiterà a darle della peccatrice, invitandola subito a redimersi ed a lasciar perdere le posizioni in favore della cosa pubblica per non finire all'inferno. Alicia resterà molto colpita dalle parole del prete, ma non si lascerà affatto intimorire. Anzi, non farà altro che pensare al suo discorso intriso di astio e di disprezzo. Ma deciderà comunque di andare avanti anche in segno di rispetto verso suo padre, Jesus, rinchiuso in carcere per la morte di Antonio, l'operaio deceduto nella fabbrica di Bilbao, di Ignacio Solozabal.
La ragazza confiderà nell'arrivo della Repubblica in modo da ottenere un'amnistia per tutti i condannati. Gli arcangeli, però, di fronte alla sfrontatezza della ragazza, reagiranno con crudeltà. Ed arriveranno perfino ad attentare alla sua vita. Alicia verrà salvata, miracolosamente, da un uomo, presumibilmente Thomas. E questo gesto eroico scatenerà Donna Isabel nonché l'ira di Don Filiberto, i quali si convinceranno sempre più che tra i loro adepti si celi un traditore. Infine, occorrerà prestare molta attenzione ad ogni singola mossa degli arcangeli, dal momento che, nell'attesissima puntata finale, qualcuno di loro perderà completamente il lume della ragione appiccando un devastante incendio. E chi sarà costui? Forse Don Filiberto? Vedremo. Il Segreto News. Andrés Suárez González parla del personaggio da lui interpretato, Don Filiberto. Poc'anzi vi abbiamo parlato di Don Filiberto, il subdolo quanto enigmatico sacerdote che ha preso il posto di Don Anselmo e Don Berengario. In una intervista rilasciata un po' di tempo fa, l'attore che veste i suoi panni, Andrés Suárez González, ha svelato le circostanze che lo hanno portato sul set della soap spagnola. Ha rivelato di aver fatto un regolare provino e ricorda che quando lo hanno chiamato per dirgli che aveva ottenuto la parte è rimasto senza parole. Non riusciva a crederci. Stava scendendo le scale e per poco non è caduto a terra per l'emozione. L'interprete ha spiegato che il suo personaggio è un prete conservatore molto diverso dai suoi predecessori. E una persona schiva, chiusa. Vorrebbe portare tutti sulla retta via. Ma alla fine la situazione gli sfuggirà di mano. Inoltre è un sacerdote che vede il male da tutte le parti. E purtroppo sospetta di tutti. Nel suo intimo nasconde una immane sofferenza. Molte persone lo rifiutano e non hanno stima di lui. Andrés ha ammesso di non avere nulla in comune con lui. Don Filiberto odia Alicia e Jesus Urrutia. Detesta Mauricio Godoy al punto di sognare di ucciderlo, mentre nutre una forte simpatia per Marcela, la moglie di Matias. Di quest'ultimo, invece, non ha alcuna stima. Tant'è vero che quando Camelia ha rischiato di morire a causa di un incendio, il prete ha puntato il dito contro i comportamenti peccaminosi del papà, sostenendo con forza che ciò che è successo alla piccola è stata una sorta di punizione divina. Stranamente, inoltre, il prete, quando ha scoperto l'interesse sentimentale della locandiera per Thomas de los Visos, ha preferito non frapporsi né spettegolare. Quanto alla vita privata di Andrés Suárez González, sappiamo che ha una compagna che vive con lui a Madrid. Recita in teatro e scrive opere. Scrivere, infatti, è una delle sue più grandi passioni. Il suo artista preferito è Michael Jackson. Ama il calcio e il basket e li ha anche praticati. Quanto ai suoi progetti futuri, Andrés non ha particolari pretese. Vorrebbe, però, imparare a godersi di più le cose che fa. Nell'ultima puntata della soap, Don Filiberto, dopo aver fatto una scoperta scioccante su Francisca Montenegro, si recherà nella sua chiesetta per confessarsi. Successivamente, programmerà qualcosa di terribile, qualcosa di mai visto prima d'ora. Appuntamento alle prossime news per scoprire tutti i dettagli del gran finale. A presto! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.